Ciao a tutti ragazzi, oggi dopo tanto tempo ritorno a fare il video sulla Prochima e vi presento questo prodotto che è il Sintagom 703 durezza 40. Abbiamo diverse durezze di questo materiale, c'è 30, io ho 40, poi c'è 60 e 80 ed è un elastomero poliuretanico da colata, cioè sembra gomma. Infatti a me mi hanno richiesto lettere in gomma e ho deciso di fare questi stampi. Bene, questo sono prodotto A e B. Sono A è il prodotto base e poi c'è il catalizzatore che è il B, quello per fare diventare solido le lettere, in pratica il componente. Ora vi faccio vedere come si prepara e poi andremo a fare la colata. Questo è neutro, penso che si possa anche colorare, poi vi farò vedere come, avendo fatto queste lettere, come si può colorare. Bene, iniziamo. Io prendo il prodotto A, mi faccio leva per aprire. Bene, ora vi faccio vedere che sono riuscita a aprire il barattolo. Questo è il componente A che poi andrà mescolato bene. E ora aprirò il componente B, che è il catalizzatore, per poi mescolarlo insieme all'A. Sempre in due contenitori diversi di peso. Bene, mettetevi i guanti, mi raccomando, e vestiti adatti per fare questo tipo di lavoro. Poi, come vedete, io sono all'aperto per non respirare comunque gli odori di questi materiali. Ecco qua. Ora andrò a prendere due bicchieri e peserò in uno 100 grammi di prodotto e nell'altro 25. Ora mescoliamo bene, mi raccomando, e ogni volta che fate un lavoro e prelevate il materiale, il componente A, bisogna sempre mescolare molto, ma molto bene, perché delle sostanze si sono depositate, si depositano in fondo quando il prodotto non viene usato. Bene, ora verso 100 grammi di prodotto A, come abbiamo detto. Me ne è andato un po' di più, adesso lo tolgo. Scusate, cambia luce perché sono fuori e il sole va e viene. Bene, chiudo il componente A e metto nell'altro bicchiere il componente B, cioè il catalizzatore. E ne metto 25. Vedete, questo è più scuro come colore. Ok,
chiudo e ora verso il prodotto A o viceversa, vedete voi, però l'importante è che voi comunque pesate sempre in due contenitori diversi, mi raccomando. Poi lo versate in uno e mescolate bene. Fate attenzione a non fare bolle, mi raccomando. E mescolate. Ora prendiamo gli stampi e ci versiamo sopra il prodotto, facendo attenzione a riempire tutto bene e senza bolle, mi raccomando. Piano piano andiamo a versare il Sintagom e riempiamo così tutte le lettere, come abbiamo detto. Bene, ora che ho riempito tutto, scusate, ho fatto un po' di casotto, ma così io cerco di livellarle tutte le lettere. E niente, ora aspettiamo 48 ore e poi vediamo che cosa cos'è successo. Quindi ci vediamo tra un po'. Ok, eccoci qua, sono passati 48 ore e io ho tolto il primo stampo, poi vi faccio vedere questo, e questo è il risultato, vedete? Sono venute benissimo, morbidose, vedete? Io ho usato un po' di talco per distaccare perché erano un po' appiccicose, infatti finito le 48 ore ho detto come mai è rimasto così appiccicoso e ho telefonato a Prochima per sapere cosa sbagliavo. In effetti non ho sbagliato nulla, è che questo prodotto teme l'umidità e bisogna assicurarsi che sia ben asciutto comunque lo stampo che andiamo a usare. E io ora vi faccio vedere come ho fatto a distaccare questo. Vedete, sembra tutto, è tutto lucido perché appunto è appiccicoso e siccome questo va messo anche in un posto ad asciugare che non sia umido, perché altrimenti rimane così. Bene, io ora vi faccio vedere come ho fatto a distaccarle senza che si rompano. Questa è una info che mi ha dato la Prochima e ora andiamo a vedere. Ah, dimenticavo, potete dare anche un po' di talco nello stampo. Ora vi faccio vedere come ho fatto togliere questo senza che mi appiccichi le mani. Ho steso un po' di talco sopra allo stampo appiccicoso e poi piano piano ho distaccato le lettere, vedete? Senza che mi rimangano attaccate alle dita.
Ecco qua, poi dopo finito di staccarle tutte, ho dato anche un po' di talco sopra, in modo che la pasta non appiccicasse anche sopra. Vedete, si tolgono benissimo e sono perfette, mi piacciono tantissimo perché è un materiale che si presta a molte cose. Poi ho in mente anche un'altra cosa. Adesso vi faccio vedere qui sopra sul nero. Vedete? Come dicevo, ho in mente un'altra cosa. Se funziona, vi faccio il video. Bene, ora distacco tutto. Poi do un po' di talco sopra e andrò a pulirlo poi con uno straccetto. Ok, tolte tutte, vedete sono un po' appiccicose, quindi come ho detto prendo il talco, verso sopra, e ecco qua che non appiccicano più, prendo uno straccetto e pulisco. Il gioco è fatto. Io ve lo consiglio questo prodotto perché è molto bello. Vedete? Questa appiccica e questa no. Ok, detto questo, io spero di essere stata abbastanza chiara. Per qualsiasi informazione mandatemi un messaggio. Iscrivetevi al mio canale, guardate, mettete mi piace e commentate. E io vi saluto e ciao al prossimo video!